Autogrill dal 31 di marzo ha lasciato a casa 8 lavoratori. Si tratta di 8 lavoratori che erano impegnati in una mensa in fondo al Lorenteggio che serviva Vodafone. Da adesso Vodafone farà una mensa interna, quindi il lavoro c'è ancora. Aspetto la lettera da domani in poi praticamente, perché durante le trattative fatte nella regione c'era stata una proroga di 14-15 giorni, quindi fino al 13 di aprile non potevano arrivare le lettere di licenziamento. C'era la possibilità o di ricollocare quei lavoratori in altre sedi autogrill di tutta la provincia, oppure di farli lavorare per Compass, che è la società che ha preso l'appalto della mensa. Ci troviamo nell'assurdo che il lavoro c'è ancora, perché esiste. I lavoratori pure e due multinazionali, Compass e Autogrill, si rimpalzano i lavoratori mettendoli a casa. Loro continuano a assumere ragazzi a tempo, a termine, a contratto di 14 ore o a voucher, che sia chiamata a necessità. Ti chiamano, ti fanno lavorare 3 ore e poi ti lasciano a casa. Io spero che l'azienda capisca le motivazioni di noi lavoratori. Io ho a casa un bambino piccolo di 4 anni e sono da sola, quindi posso contare solo ed esclusivamente sul mio stipendio. E quindi io dico, se accade questo a me, figuriamoci in futuro cosa potrà accadere a questo bimbo di 4 anni, no? in che società poi andrà. Comunque io non voglio assolutamente essere licenziata. Spero di ritornare a fare le mie ore di lavorare, perché io credevo in Autogrill, mi ha delusa.